Bentornati sul canale Non Aperto Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi e a fare una sorta di recensione di Hellboy. Mi hai fatto un'arma. Volevo soltanto aiutarti a dare il meglio di te. Certi papà regalano ai figli il Lego. Film di Neil Marshall del 2019 con David Harbour e Mila Jovovich. David Harbour che interpreta Hellboy, Mila Jovovich che interpreta una strega molto cattiva. Perché vi faccio la recensione di Hellboy su Non Aprite Questo Blog? Non Aprite Questo Blog è un canale che tratta di horror. Ho deciso di parlare di Hellboy su Non Aprite Questo Blog perché è un film che chi ama lo splatter, il sangue, le morti cruente e questo genere di cose troverà in questa pellicola una vera apoteosi di budella, sangue. È veramente uno spasso seguire questo film per chi apprezza questo genere di effetti. Effetti tra l'altro che sono fatti in CGI e si alternano tra effetti fatti bene ed effetti fatti meno bene. Addirittura a un certo punto ho avuto l'impressione che gli effetti fossero dozzinali per una scelta estetica, perché in alcuni casi le creature, gli oggetti sembrano quasi scontornate, come nei vecchi film dove la creatura in stop motion si muoveva ed era palesemente staccata dal fondo. Il film è di Neil Marshall, che è il regista di The Descent e anche di un episodio di Tales of Halloween che abbiamo recensito su Non Aprite Questo Blog, un film della Midnight tra l'altro. In questo film vediamo una versione di Hellboy molto più fedele al fumetto rispetto a quella precedente, che fu la prima trasposizione cinematografica di Hellboy, quella di Guillermo del Toro. In questo caso il film è più fedele alla trama originale del fumetto, anche perché Mike Mignola, creatore di Hellboy, fumettista, creatore della storia del boy, è produttore esecutivo di questo film, quindi diciamo che la sua vicinanza alla pellicola ha fatto sì che il personaggio di Hellboy fosse più fedele all'originale. Il film ha una storia molto semplice e un svolgimento della trama adrenalinico. Sembra di salire su una montagna russa e una volta che la trama è arrivata fino in cima inizia ad andare in picchiata ed è una corsa irrefrenabile di divertimento, perché il film è divertente, le battute sono grandiose, fa ridere, action, tanto splatter, veramente tanto splatter. È una storia, diciamo, piuttosto semplice, molto semplice da seguire, tanti combattimenti e tanto divertimento. Un film senza pretese dal punto di vista della storia, che non si sofferma troppo sui dialoghi, dove vediamo David Harbour, diventato famoso per aver interpretato il detective, il poliziotto in Stranger Things. Vediamo questo David Harbour convincente nei panni di Hellboy, un Hellboy molto giovane, molto più immaturo, meno serio, molto più adolescenziale, quasi in conflitto col padre. Simpatico, ti cattura, si guadagna subito l'amicizia dello spettatore. Una bravissima Mila Jovovich nei panni di una strega che si ricompone dopo tanti anni, risulta quasi una specie di Frankenstein zombie strega, insomma un bel mix di mostri in un unico personaggio. Il Blu-ray si vede ottimamente, non vi spoilerò nulla sulla trama perché già è molto semplice, se vi dico qualcosa non vi rimane più niente da scoprire. Il Blu-ray di Eagle Picture contiene, e questa è una cosa molto figa, una card da collezione molto carina, tac, e poi contiene una cosa che a me piace molto in queste edizioni, il Blu-ray e il DVD. Questo fa sì che un collezionista che non ha ancora il lettore Blu-ray acquista questa copia e può già vedere il film, e poi eventualmente in futuro potrà vedere il Blu-ray quando si acquisterà un lettore Blu-ray. All'interno, nei contenuti speciali, troviamo trailer, scene tagliate, previsualization, che non so cosa sia, e la storia della caccia selvaggia. Insomma, qualcosa c'è, non ho ancora avuto tempo di guardare i contenuti speciali, però l'importante è sempre, secondo me, che le edizioni non arrivino scarne, senza niente. Tornando agli effetti speciali, sicuramente ci sono tante cose fatte in maniera dozzinale, in maniera un po'
poco curata. La mano di pietra di Hellboy a volte sembra non realizzata proprio bene. Il trucco forse è meno convincente rispetto all'altro Hellboy, quello di Guglielmo del Toro, ma anche se in realtà non me lo ricordo molto bene. Ma sono tutti dettagli irrilevanti, perché quando un film riesce, diciamo, a non tradire il proprio obiettivo, vuol dire che funziona. Questo film funziona. Io l'ho apprezzato tantissimo, mi ha divertito, mi è piaciuto il sapore retro anni 80 che ha, perché ha quel tipo di filosofia. Quindi non mi soffermo sui difetti, non mi interessano, mi interessa solo che il film sia divertente, e lo è. È un film che io comunque metterò nella mia collezione di film horror, perché c'è un'ambientazione demoniaca e il fatto che questo film sia pieno zeppo di scene splatter mi fa sentire in diritto di inserirlo nella mia collezione di film horror, quindi andrà lì. Questo è tutto per la recensione di Hellboy. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche. Lasciatemi un commento, scrivetemi se avete visto Hellboy, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, eccetera. Ci vediamo, ah sì, vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Ci vediamo al prossimo video.